siamo in località Pantano ad Acerra, a due passi dall'inceneritore. Date le ultime dinamiche di questo periodo, riguardanti proprio l'ampliamento della quantità di rifiuti da incenerire, non poteva mancare riguardo il nostro intervento, soprattutto per sottolineare anche l'andamento negli anni. Sì, dal 2009 l'inceneritore incominciò a bruciare circa 600.000 tonnellate di rifiuti l'anno, fino ad arrivare nel 2015 a bruciare 715.000 tonnellate. A fine del 2016 si sarebbe dovuto raggiungere i 750.000 tonnellate di rifiuti da incenerire. In tutti questi anni c'è bisogno che va sottolineato che l'emergenza rifiuti in Campania è terminata, ma nonostante ciò le tonnellate di rifiuti da bruciare all'interno dell'inceneritore sono sempre di più aumentate. In tutto questo solo uno studio è stato fatto e adesso il nostro amico Alessandro ce ne parlerà. Sì, in pratica nel dicembre 2014 la Regione Campania, nel rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale all'inceneritore, stilò un elenco di prescrizioni che doveva adempiere la società A2A. Una di queste prescrizioni è che la società A2A, entro 18 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, doveva effettuare uno studio sulle ricadute delle emissioni dell'impianto. Ebbene, all'interno di questo studio prevedeva che doveva essere effettuato in collaborazione con A2A, Regione Campania e il Comune di Acerra. Ebbene, il Comune di Acerra, all'interno di questo studio, non ha indicato i suoi tecnici di fiducia. Ciò significa che ha lasciato la possibilità a A2A di gestire uno studio altamente complesso e complicato che dava l'importanza di quello che è la problematica dell'impianto sul territorio. Altro fatto ancora più importante da specificare e da premettere che siamo contro l'incenerimento dei rifiuti è che questo impianto, come forma di compensazione ambientale verso il comune di Acerra, la società A2A, società che gestisce l'impianto, dava come compensazione ambientale 4,60 euro a tonnellata per ogni tonnellata di rifiuti che entrava nel territorio del comune di Acerra. Ebbene, dal 2015 questa somma è diminuita, nel senso che dai 4,60 euro si è passati a 4,20 euro, rispetto, questo è fondamentale, rispetto a quella che è poi la media nazionale di 10 euro a tonnellata. Quindi possiamo dire che oltre al danno anche la beffa.